Pochi giorni fa siamo arrivati ai confini dell'universo e il professor Walter Riva, che ci accompagna in questi viaggi astrali, ha spiegato benissimo che cosa si prepara, qual è il futuro del nostro universo e via di seguito. Oggi il professore Riva è di nuovo in scena. Perché? Perché c'è stato un altro avvenimento estremamente importante. L'uomo è arrivato sulla, diciamo così, con i suoi mezzi tecnici, sull'altra faccia della Luna. E nell'anno in cui, diciamo, nella ricorrenza della conquista della Luna, quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin scesero sul nostro satellite, riusciamo a vedere quello che non abbiamo mai visto. E questo perché sull'altra faccia della Luna, che non vedevamo e che non controllavamo, sono arrivati una rover e una sonda, se non sbaglio, lanciata dai cinesi. Non entriamo nella competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina. Vogliamo invece sapere dal professor Riva che cosa stiamo vedendo, perché sono arrivate le prime immagini della faccia nascosta della Luna. Che significato ha questa scoperta e come sta effettivamente la condizione del nostro satellite? Professore, ascoltiamo la sua lezione. Intanto buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, rinnovo gli auguri per un buon anno, dato che siamo ancora comunque all'inizio, quindi si possono ancora fare. Allora, come lei ha detto, giustamente sono stati i cinesi a lanciare una missione del tutto automatica che è scesa sulla faccia nascosta della Luna, meglio chiamarla così che non faccia oscura, perché in realtà non è oscura, anche la faccia nascosta riceve la luce del Sole, ma siamo noi che non riusciamo mai a vederla per questioni legate appunto al moto di rivoluzione della Luna attorno a noi. È sceso questa navicella Chang'e 4 all'interno di un cratere del lato nascosto della Luna, von Karman. Si è messo in operazione un piccolo rover lunare, U2DE, U2 in cinese si accoglie di Giada, perché c'è una antica tradizione cinese che vuole vedere la Luna abitata da una principessa e un coniglio. E quindi è stato richiamato nel nome di questo piccolo rover, e questo piccolo rover ha iniziato a girare per tra i sassi del lato appunto nascosto della Luna. Direi che la novità più eclatante di questa missione, che ha per scopo l'affermarsi della Cina come potenza spaziale mondiale, questo è il vero obiettivo, i cinesi vogliono e ci stanno riuscendo a dimostrare sempre più che anche loro sono una potenza dello spazio con cui gli Stati Uniti, l'Europa, i russi dovranno fare i conti in futuro, se già non li fanno già adesso. Ebbene, la novità vera è il fatto che nel lato nascosto della Luna comunicare con la Terra è sostanzialmente impossibile. Perché siano rivolti dall'altra parte. Allora, come fa questa sonda a comunicare? I cinesi hanno messo in orbita attorno alla Luna un satellite che fa da ponte radio tra relè,
si chiama Keita Ospero, di dirlo bene in cinese, insomma, una roba del genere. E questo satellite, quando appunto orbita permanentemente attorno a un punto di equilibrio gravitazionale dalla parte opposta della Luna, quindi questo piccolo rover e la sonda Chang'e comunicano con questo ponte radio. Questo ponte radio è dall'altra parte della Luna, ma è lontano dalla Luna, quindi è in grado di vedere sia la Luna sia la Terra, e quindi rimandarci indietro in Cinema. Questa è la vera novità sostanziale di questa missione, che nessuno aveva mai fatto prima. Senta, professore, una domanda molto elementare, pratica, chiamiamola così, non scientifica. Ecco, allora, Neil Armstrong, quando mise il piede sulla Luna, disse: è un piccolo passo, ma è un grande passo per l'umanità. E quindi avremmo le belle immagini, lei si ricorderà anche la bella diretta che mise su la televisione in quella notte storica. Quindi una faccia l'abbiamo esplorata, una seconda faccia, la faccia che non vedevamo, ce la stanno facendo vedere i cinesi, poi avremo altri dati quando la sonda entrerà in funzione. La domanda è questa: conosciamo oramai il nostro satellite? Può ospitarci? Serve a qualche cosa o serve soltanto a voi scienziati per continuare l'esplorazione? In altri termini, l'uomo si può servire della Luna per andarci e abitarci? Allora, in un futuro si ritiene di sì. Si ritiene di sì perché la Luna è ricca di minerali, e quindi chiaramente entrerà anche in gioco il discorso di economicità, cioè andarli a prendere sulla Luna dovrà essere conveniente, ma io credo che prima o poi ci arriveremo. E tenete conto che una scoperta di qualche anno fa molto importante è che sulla Luna c'è ghiaccio, vicino ai poli lunari, anche se la Luna non ha un'atmosfera, c'è ghiaccio, c'è acqua ghiacciata, e questo è importantissimo. Non tanto per il fatto che sarà acqua che poi opportunamente trattata si potrà bere, ma perché dall'acqua attualmente si ricavano per scissione l'idrogeno e l'ossigeno, che sono i costituenti principali dei raggi, dei propellenti delle sonde. E quindi questo è importante perché c'è del materiale in loco che può essere utilizzato senza doverselo portare da terra. Pertanto io ritengo personalmente che è una questione ancora lontana, ma è assolutamente alla portata dei prossimi decenni costruire una base attorno alla Luna. C'è già un progetto della NASA per la metà del prossimo decennio, sostanzialmente, di avere una stazione spaziale come quella che oggi noi abbiamo attorno alla Terra, sotto la nostra testa, averla in orbita attorno alla Luna. Fare poi una piccola base sul suolo lunare, perché? Per due motivi, secondo me. Primo, quello, sfruttare le risorse della Luna. L'altro è che, in particolare, proprio nella faccia nascosta della Luna, la Luna non avendo atmosfera, le trasmissioni da lì, le osservazioni da lì, sono molto più facilitate che non da Terra. E quindi la Luna, in particolare la faccia nascosta, è un ottimo luogo per fare osservazioni astronomiche, per fare scienze. Okay. Credo che prevalga però il primo interesse, quello dello sfruttamento minerario della Luna. Ok, la ringrazio moltissimo, professore, grazie per la lezione, buon lavoro. Grazie a voi altrettanto, buona giornata.